Giuseppe Di Paolo di dov'è esattamente? Di Chieti. La sua carriera, gli anni sono? 40. La quanti anni di basket? Questa è la mia 19esima tra A1 e A2. È stato giocatore? No, di bassissimo livello, poi ho avuto un infortunio, ho iniziato ad allenare giovanissimo. E quante squadre hai allenato? Qui a Reggio? No, quante squadre in carriera proprio? Ah, beh, ripeto, sono 19 anni che faccio questo lavoro da assistente tra A1 e A2. Dove hai allenato? Chieti, Reggio Emilia 2 anni, prima Cantù, Roma 5 anni a Teramo, però grande parte di questi anni sono stati a Chieti, nella città. Il top proprio dove l'ha raggiunto, come categoria, come ruolo, come responsabilità meglio? Beh, qui a Reggio sono stati insomma gli anni bellissimi, l'anno di Cantù è stato un anno clamoroso, siamo arrivati ai playoff, abbiamo fatto le finali di Coppa Italia, insomma, questi sono stati gli anni più belli, Reggio e Cantù. Quando farà il grande salto e farà? Ma non fa parte delle mie aspirazioni, insomma. Ma è un discorso di carattere, è un discorso di? No, competenze differenti, le sviluppo meglio come vice allenatore, assistente allenatore, video analista e questo. Cosa fa esattamente in una settimana? Mi occupo del sviluppo dei giocatori, supporto l'allenatore nella gestione degli allenamenti e poi anche tutta la parte che riguarda la video analisi, la match analisi, lo studio degli avversari e delle performance della squadra. E il primo vice? No. No, c'è Federico Fuca. E poi c'è lei? Poi siamo assistenti, siamo io e Marco Rossetti, insomma. Ah, Marco Rossetti, sì. Che vedo al settore giovanile. Sì. Quindi poi vi dividete i compiti, insomma. Sì. È gratificante uguale? Sì, molto gratificante. Poi, ripeto, stare in uno staff come il coach Priftis è estremamente interessante, gratificante e soprattutto molto stimolante. In che cosa si è specializzato? In particolare, in tutto questo, proprio la sua. Ma negli ultimi anni la videoanalisi è stata insomma la parte di cui mi sono occupato maggiormente all'interno degli staff. Quanto ci dedica in una settimana? Che so, 15 ore, 5 ore? Dipende dalla settimana, dall'infrasettimanale, non infrasettimanale, dipende anche dalla struttura della squadra. Quindi studierà soprattutto tutte le avversarie, anche di Coppa? Anche soprattutto perché sono meno note, no? Sarà ancora più importante quella. Beh sì, meno note, insomma, mica tanto. Relativamente, però, dici. Sì. E infine, proprio nella videoanalisi, c'è un punto di riferimento nazionale che ti viene in mente? Uno e uno magari, c'è uno internazionale e uno nazionale, proprio il punto di riferimento assoluto? Beh, ci sono tanti professionisti in gamba, la federazione anche, diciamo, istituito la figura del videoanalista in passato, quindi di esperti ce ne sono tanti, non faccio un nome in particolare, tutti quanti adesso hanno negli staff questa figura e quindi sta diventando sempre più professionale. Infine, sogna la nazionale come Federico Fuca, che c'è da tanto tempo? Sì, assolutamente, la maglia azzurra è sempre una grande emozione.